due anni difficili, ma ora la stagione turistica 2022 riparte con migliori auspici. Un turismo di prossimità, certo, europeo soprattutto, ma la riapertura delle rotte a lungo raggio lancia le previsioni al rialzo e si affinano gli strumenti di promozione e valorizzazione dei territori. La Regione Toscana chiama così a raccolta i comuni nel primo importante incontro finalmente in presenza. Da Firenze si parla di strategie e soprattutto di come migliorare l'offerta, renderla organica e competitiva a partire dalla prossima stagione turistica. Ma la prossima stagione si preannuncia con qualche incertezza dovuta al clima internazionale, quindi alla capacità di una ripresa piena degli arrivi, soprattutto quelli più lontani, in modo particolare per le città d'arte. Il mercato americano è davvero importante. In ogni caso ci sono segnali davvero positivi, perché l'aspettativa che c'è, l'attenzione che c'è e che è riservata alla Toscana in giro per il mondo è davvero ancora molto alta. Noi dobbiamo essere pronti a ciò che cambia dopo il Covid, in questo contesto ancora incerto a livello internazionale, e di conseguenza dobbiamo impegnarci perché cambiano le regole del gioco e dobbiamo quindi anche aggiornare la nostra cassetta e gli attrezzi con una revisione opportuna della legge in termini di competenze tra comune e regione, proprio perché noi siamo nel turismo, abbiamo scelto di farlo con il testo unico del turismo che è ancora attuale e ha avviato l'attività in tutti gli ambiti, una sorta di cooperativa istituzionale. Cambia il mercato e quindi le strategie. È necessario dunque agire dando ai comuni gli strumenti e le risorse necessarie, come farà il nuovo bando straordinario da 5 milioni di euro destinato agli enti locali toscani organizzati negli ambiti turistici. Ma proprio per organizzare ancora meglio e anche più velocemente questo partenariato pubblico-privato abbiamo messo a disposizione un bando che uscirà tra poco e che spiegheremo proprio oggi ai comuni per sostenere gli ambiti nell'organizzazione dell'offerta turistica locale, in modo tale che gli operatori, i comuni abbiano la possibilità di condividere rispetto all'autoposizionamento sui prodotti turistici gli strumenti regionali e di usarli al meglio. 5 milioni è una risorsa straordinaria alla quale vorremmo associare anche una stabilità di contributo per il cofinanziamento delle funzioni locali che sempre di più rendono importante l'impegno dei comuni sul piano del turismo. Dobbiamo ripartire in assoluta sicurezza con degli obiettivi che verranno sicuramente prefissati anche dalla Regione Toscana. Di fondamentale importanza è il rapporto che stiamo portando avanti, secondo me, nel corso di questi anni, anche duri di pandemia, proprio con la Regione Toscana e con le agenzie, la Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica, perché c'è stato sempre nel corso anche di questi anni un'attività, un lavoro di accompagnamento nei confronti dei comuni e degli ambiti proprio per affrontare al meglio queste sfide. Ed eccoli gli strumenti di promozione rinnovati e potenziati che rientrano nel percorso di coprogettazione tra Regione e Comuni Tuscany Together e segue le nuove tendenze, dal benessere ad un ritrovato contatto con la natura, dalla cultura allo sport e poi le nuove opportunità date dallo smart working e dalle permanenze più lunghe, tutti veicolati soprattutto attraverso piattaforme digitali. Prima cosa che mi preme sottolineare è che quel lavoro che era iniziato in Tuscany Together sta diventando sostanzialmente l'unico metodo di lavoro condiviso ed è quotidiano. Cioè noi organizziamo qualunque cosa insieme ai territori, insieme agli ambiti, e questo dalle fiere all'individuazione anche delle azioni da mettere in campo sta diventando davvero un processo estremamente interessante. E sul 22 parte la grande campagna di comunicazione, ovviamente personalizzabile come sempre per le amministrazioni. Molte delle cose, fiere, partecipazioni, vedono già come protagonisti i territori. La prima è la BIT la settimana prossima, dove ogni ambito che abbia voluto partecipare ha un momento di narrazione delle cose che fa. Noi aggiorniamo tutti gli strumenti, quelli soliti e classici che già Fondazione Sistema Toscana e Visit Tuscany hanno a disposizione, ossia un rinnovamento profondo del portale di Visit Tuscany, quindi dell'immagine, ma al contempo anche un ripensamento di tutto il sistema Make, il sistema con cui gli operatori dialogano con le strutture web e digitali della regione e diventa la piattaforma su cui
costruire il DMS regionale, il Destination Management System, sulla scorta di quello che si fa a livello nazionale sul PNRR. Quindi è un grande sistema del rilancio, il digitale è l'infrastruttura per il turismo, per gli operatori e per la domanda, e Fondazione Sistema Toscana rinnova completamente i propri strumenti a disposizione.